Buonasera, ben ritrovati ai telespettatori dei Fatti e le Opinioni. Questa settimana parliamo ancora dell'emergenza Covid, ma approfondiamo un aspetto molto importante relativo alla fase che stiamo vivendo ed è un aspetto critico che è quello concernente l'economia. Cercheremo in questa ora di trasmissione di focalizzare intanto il momento che vive l'economia della nostra regione con i suoi punti di forza e i suoi punti di debolezza e soprattutto cercare anche di ipotizzare quali sono le strategie di reazione immediate e quelle a più lunga prospettiva, perché nulla sarà come prima dopo la fase che stiamo ancora attraversando. Gli ospiti di questa trasmissione sono suddivisi, per ragioni ovviamente legate anche al distanziamento imposto dalle prescrizioni sanitarie tra studio e collegamenti in esterno, ma avremo delle voci molto interessanti e autorevoli che si confronteranno sull'argomento. Ringrazio per la presenza nel nostro studio intanto l'assessore regionale alle attività produttive Daniele Damario. Buonasera, Buonasera, buonasera a voi. benvenuto nei nostri studi. Al suo fianco il presidente di Abruzzo Sviluppo, Stefano Cianciotta. Buonasera Buonasera a anche a Stefano, voi. per la prima volta ospite da noi in questa veste un po' più, diciamo, istituzionale operativa. Stefano è un collega molto apprezzato, stimato, opinionista per grandi testate nazionali e che da alcuni mesi ormai si sta occupando del rilancio di Abruzzo Sviluppo. Parleremo di tutto questo, ma parleremo anche in collegamento con alcuni ospiti e interlocutori che avremo appunto in remoto, come si dice. Alcuni sono proprio in viaggio, nel momento in cui registriamo vedrete, insomma, una situazione automobilistica. Il primo che proprio per queste ragioni saluto inizialmente, gli chiedo di un intervento anticipato, perché vedete, appunto, stiamo registrando nella tarda mattinata la trasmissione, è Graziano Di Costanzo, il direttore regionale della CNA. Buon pomeriggio, diciamo per l'orario che stiamo attraversando adesso nel registrare, ma diamo la buonasera ai nostri telespettatori di Costanzo. In questa trasmissione parleremo, come dicevo, del momento dell'economia regionale. Voi, pool di associazioni non soltanto datoriali, ma anche sindacali, avete più volte sollecitato con documenti unitari la Regione Abruzzo ad un confronto che in qualche modo è partito, ha portato anche a dei provvedimenti. Ecco, io lo chiedo ad oggi, fine gennaio 2021, qual è il polso del mondo produttivo abruzzese in una fase interlocutoria, ma comunque ancora profonda di questa crisi economica che si vive di Costanzo? Come diceva lei, sono in una situazione un po' particolare, mi scuso con i telespettatori, ma purtroppo sono in viaggio, quindi spero che la mia voce arrivi bene, arrivi nitida. Innanzitutto anch'io vi ringrazio per l'invito, ringrazio l'assessore Damario ed anche il presidente di Abruzzo Sviluppo Cianciotta. La situazione, chiaramente, abbiamo detto che abbiamo un po' finito gli aggettivi, no? Perché tutti speravamo che con l'arrivo dei vaccini, ed è diciamo, secondo me la questione più importante per far tornare le persone ad una quasi normalità, che vuol dire tornare a spendere, tornare a far camminare il turismo, tutte le attività legate allo spettacolo, la ristorazione, il commercio, tutte le cose che conosciamo, su cui non ci dilunghiamo più di tanto. Lei diceva un aspetto all'inizio molto importante, che è quello della relazione con le istituzioni e con gli altri attori, tra cui ci metto anche Abruzzo Sviluppo, la FIRA, le banche. Questa è stata una crisi veramente complicata, difficile, di cui nessuno conosce ancora bene né i contorni e né il modo in cui uscirne. Abbiamo provato in tutti i modi, il governo, la regione, intanto a metterci una pezza, uso questo termine che non è negativo, partendo intanto dai ristori. Per fortuna il governo ha capito che i ristori non si devono fare più solo con i codici Ateco, ma anche col calo di fatturato. E devo dire che la Regione Abruzzo ha messo in campo risorse poderose, quasi 200 milioni. La cosa su cui stiamo insistendo da mesi, l'assessore lo sa, e non è questione critica, è che c'è una
c'è troppa lentezza nell'erogazione di questi ristori. In questo momento le aziende chiuse, le aziende che stanno alla canna del gas, l'unica cosa su cui possono sperare sono queste risorse per andare avanti. Dopodiché, altre due questioni velocissime, perché non voglio prendere troppo tempo. Una riguarda il credito. L'abbiamo detto in tutte le salse, la Regione ha messo delle risorse importanti, circa 60 milioni, ci siamo confrontati la settimana scorsa con l'assessore, oggi invieremo una lettera unitaria, perché è vero che c'è stato il decreto liquidità del governo, ma molte imprese, proprio per i fattori insiti in quel decreto, cioè il 25% del fatturato, quindi molte imprese non hanno potuto avere il credito che meritano. Qui c'è da fare un'alleanza forte, importante con la Regione e con le banche, perché le imprese possano avere il credito necessario per sopravvivere. Guardi, al 31 dicembre 2020, noi abbiamo i dati, li ho avuti l'altro giorno, in Abruzzo c'è stato un saldo positivo tra iscritti e cancellati. Tante imprese stanno aspettando, stanno dando un'apertura di fiducia nonostante la gravissima difficoltà, perché vogliono provare a farcela. Chiaramente c'è la cassa integrazione, insomma ci sono stati tutti gli aiuti che conosciamo. Però il credito è uno dei fattori decisivi. Seconda cosa che volevo chiedere sempre all'assessore riguarda un aspetto su cui la Regione ha poca competenza, però secondo me dovrebbe fare un'azione di forte stimolo ai comuni. Qui la misura più importante che ha messo in campo il governo per il rilancio è il 110, ecobonus, sisma bonus. Sta partendo adesso con fatica, stanno partendo i cantieri. La misura scade il 30 giugno dell'anno prossimo, i tempi sono strettissimi. I comuni devono semplificare, velocizzare, standardizzare le procedure. Noi abbiamo scritto all'ANCI, però qui ci vuole tutto il peso della Regione per poter fare in modo che questa misura davvero possa dispiegare tutta la sua efficacia. Poi ci sono tutte le misure del 21-27 su cui ci stiamo confrontando, il recovery plan. Sono tutte cose che devono andare nella parte della digitalizzazione delle microimprese, è fondamentale far fare un salto di qualità a questo mondo. La cosiddetta rivoluzione verde, noi siamo la Regione verde d'Europa con i parchi, sono tutti temi che svilupperete, però su questo c'è un confronto serrato e la cosa che noi chiediamo all'assessore e alla Giunta è che questo confronto porti soluzioni positive. Grazie. Grazie, grazie Di Costanzo, le auguriamo ovviamente buon lavoro, il suo intervento chiaro come sempre, specifico sui punti rispetto ai quali le risponderà, così potrà anche ascoltare ancora per qualche minuto durante il suo viaggio, l'assessore Damario, che chiamo subito in causa perché insomma si è parlato di tre temi in particolare in questo primo intervento, i ristori che dipendono in parte dal governo centrale e in parte per quello che ha potuto fare dalle misure approvate in consiglio regionale, il mondo del credito con la funzionalità degli strumenti che sono in campo e poi anche se la Regione può dare una mano per implementare il meccanismo dell'ecosisma bonus, che è quello su cui insomma molte imprese contano, in particolare in un settore di grande difficoltà che sta vivendo una grande difficoltà anche alle nostre latitudini. Rispondiamo su questi punti, poi naturalmente faremo un discorso anche più generale da Mario. Grazie. Come diceva Graziano, che saluto, indubbiamente la Regione ritengo che in questa emergenza ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, diciamo che c'è stato un poderoso impegno finanziario che tra virgolette ci ha messo anche in difficoltà nella redazione dell'approvato bilancio 2021 e che comunque ha visto circa 200 milioni di euro messi sul tappeto al ristoro del mondo produttivo, economico e non solo, anche familiare della Regione Abruzzo. Possiamo citare 57 milioni del fondo perduto alle imprese. Qui il dottor Di Costanzo mi sollecitava il discorso della velocità con cui eroghiamo questi ristori, comunque sono una dote importante di soldi, soldi comunitari rimodulati che quindi hanno procedure particolari da affrontare, hanno bisogno di un controllo di primo livello, tra virgolette devono essere erogate in tre tranche, la quota comunitaria, la quota nazionale, la quota regionale, e questo richiede tempo. Noi abbiamo messo
parlo del mio settore, uno sforzo importante per erogare al più presto questi fondi, tant'è vero che abbiamo firmato anche una convenzione con la FIRA per metterci a disposizione personale specializzato che disbrighi velocemente queste pratiche. Stiamo lavorando, loro lo sanno, aggiorniamo continuamente, ieri è uscita un successivo elenco di altre 4.000 aziende finanziate, lo stiamo facendo con tanta grinta, considerando che non è un lavoro, cioè non è la mission della regione. Però lo stiamo facendo con tanto sforzo. Vorrei ricordare anche i 12 milioni dati alle famiglie in difficoltà, che fu la prima misura affrontata, i 12 milioni per i microinvestimenti, per aiutare le aziende che comunque avevano già investito in quel momento purtroppo delicato o che avevano bisogno di investire piccole cifre per le loro attività, massimo 5.000 euro. Oggi è in pubblicazione un bando per l'aiuto alle società sportive e alle SD sportive, la settimana prossima uscirà un altro bando che prevede un altro 1,5 milioni per le associazioni culturali e per tutti i lavoratori dello spettacolo in generale, sta per uscire un bando per i fotografi di 700.000 euro. Vogliamo ricordare tra virgolette che le difficoltà Covid hanno coinvolto anche società diciamo regionali, le ATER che hanno avuto bisogno di 5 milioni di finanziamenti e un fondo rotativo per aiutarle, parliamo dei consorsi di bonifica, parliamo della stessa ARAP, il consorzio industriale. È evidente che se entra in difficoltà il mondo produttivo, automaticamente entrano in difficoltà anche gli enti preposti e che comunque traggono, vivono del contributo delle attività delle aziende. Quindi è uno sforzo immane che stiamo facendo e io devo dire ringrazio anche il mio direttore del settore dello sviluppo economico, tutti i dipendenti che tra mille difficoltà, rinunciando anche allo smart working, stanno lì sul campo per dare una risposta immediata, quanto più possibile immediata, alla crisi. Per quanto riguarda poi le altre sollecitazioni, parlavo di sollecitare i comuni per il 110, sì, allora per i grandi comuni questa opera di sollecitazione è già iniziata, ma anche perché è facile interloquire non con la parte politica ma con la parte tecnica, che poi materialmente nei comuni sono gli uffici tecnici che devono attivare procedure snelle e veloci che permettono di avere i permessi per poi attivare il 110. Con i piccoli comuni è un po' più difficoltoso perché la realtà degli uffici tecnici dei piccoli comuni è una realtà che spesso vede un tecnico a scavalco con un altro comune che due giorni lavora magari due giorni in un comune, due giorni in un altro e due giorni in un altro ancora, e quindi sicuramente è più difficile. In questo ci dovrà dare, e stiamo già sollecitando, l'ANCI per almeno uniformare tutte le procedure che spesso vedono non tutti i comuni allineati, ma una cosa a cui abbiamo pensato e che stiamo facendo sicuramente in una prima fase con i grandi comuni e lo stiamo allargando anche ai piccoli comuni, ma ripeto, qui deve essere l'ANCI che si deve fare protagonista di questa opera insieme a noi. Bene. Poi sul credito io farei però un altro giro più là perché è un tema mi pare cruciale. Noi intanto ringrazio e saluto, non so se è già in collegamento audio video, il collega direttore di Wall Street Italia, Leopoldo Gasbarro. Buongiorno, ti diamo buongiorno, buon pomeriggio caro Leopoldo, perché registriamo in mattinata ma dobbiamo dare la buonasera ai nostri telespettatori che ci vedono. Buonasera Carmine, buonasera a tutti, anche se buongiorno qui come vedete. Sono purtroppo in macchina che sto rientrando da Milano in Abruzzo. Bene, Carmine. Bene. Allora, non so se hai ascoltato, insomma noi nella fase iniziale parlavamo del momento dell'economia abruzzese che credo non sia particolarmente diverso da quello dell'economia nazionale che tu fotografi su tutti i media del tuo gruppo editoriale. E, il tema principale che viene inquadrato anche dalle imprese che abbiamo sentito poco fa è quello della tempistica più che della entità dei ristori. Un meccanismo che ha a che fare con la pubblica amministrazione, un meccanismo che rischia di non poter arrivare alla cura del paziente perché nel frattempo è deceduto, come dite anche voi economisti. Leopoldo, qual è il polso su questo tema? Ma sicuramente siamo lenti in questo e lo siamo stati dall'inizio in questo paese. Non è un problema soltanto regionale perché, come diceva chi mi ha preceduto in questo intervento,
il tema della dinamica burocratica in questo paese, quello che è, quindi bisogna avere sempre degli step eccessivi per poter poi arrivare alla determinazione delle attività in qualunque settore. Io credo, non capisco perché, Carmine, si possono fare dei DPCM per stanziare dei soldi, per fare rimanere la gente chiusa in casa, e non si possono fare dei DPCM per snellire le pratiche burocratiche. Questo me lo deve spiegare qualcuno, perché se ci sono dei passaggi inutili, basta fare un taglio di quei passaggi. Io capisco che la burocrazia è stata creata per delle verifiche, ma quando la burocrazia finisce poi per determinare la morte di imprese, imprenditori e famiglie che sono in difficoltà, io questo non lo capisco, non lo comprendo, a meno che l'unica cosa che comprendo sono poi le sceneggiate che vediamo in Parlamento in questi giorni, dove nulla c'è di attenzione se non alla posizione politica e non alla posizione del Paese. Questa è una cosa che amareggia, credo, tantissimi, a prescindere dalle posizioni politiche, a prescindere dai partiti politici. Io credo che questo sia un momento di straordinaria difficoltà. E nei momenti siamo in guerra ormai da qualche mese. E se un paese è in guerra, è un paese che si compatta nei confronti del momento. E quindi deve fare delle decisioni, deve prendere delle decisioni e delle scelte che vanno al di là delle posizioni politiche. Devono essere delle posizioni comuni. E bisogna aiutare chi è in difficoltà. Io ho letto un articolo sul Corriere della Sera, veramente allucinante, di un signore che è stato presidente del Consiglio di questo paese, che ha dichiarato che non era più il caso di dare ristori alle imprese in difficoltà, perché sennò aumentava troppo il debito pubblico. Il debito pubblico l'hanno fatto aumentare loro, per anni adesso se ne preoccupano. È un paese, dobbiamo dirlo purtroppo, Carmine, che sta andando verso un momento di forte difficoltà, perché la difficoltà economica noi non l'abbiamo ancora vista, perché poi tutto sommato lì dove sono arrivate le coperture della cassa integrazione, soprattutto le coperture legate al mondo del lavoro, hanno impedito molti licenziamenti. Cosa succederà quando queste coperture non ci saranno più? Qui sono stati persi 12 mesi che dovevano essere dedicati da un lato, dal punto di vista sanitario, all'attenzione alla pandemia e all'attenzione alla cura delle persone, perché insieme alla paura per il posto di lavoro, non dimentichiamoci che c'è la paura per quanto concerne la situazione di salute. Però bisogna, insieme all'emergenza, cominciare a guardare al futuro, perché l'emergenza prima o poi finirà, e quando l'emergenza finirà il Paese si ritroverà con un rapporto debito-PIL del 170%, oggi stimato al 162%. Dobbiamo raccontare alle famiglie cos'è questo rapporto debito-PIL, perché altrimenti la gente non capisce neanche di che cosa stiamo parlando. Immaginiamo una famiglia che ha fatto un mutuo da 100.000 euro e aveva prima un reddito da 70.000 euro e quindi era in grado di sostenere quel mutuo. Oggi quella famiglia, quel paese ha visto diminuire notevolmente il suo reddito, quindi il suo PIL. Quest'anno scenderà del 10,5%, in Italia almeno queste sono le stime, quindi perderemo 170 miliardi di ricchezza in questo paese prodotta all'anno a fronte di un aumento del debito. Quindi se io non sono in grado di ripagare questo debito, prima o poi qualcuno ne dovrà prendere atto. E come ne prenderemo atto? Tagliando le spese, aumentando le tasse, come ha fatto il governo Monti quando è entrato in carica. Quindi state attenti che se dovesse arrivare un governo tecnico sarà molto più facile che faranno tutta una serie di scelte fiscali abbastanza forti. Sì. Una cosa dico, Carmine, che è importante secondo me, perché se noi non guardiamo anche a dopo, contemporaneamente all'emergenza attuale, ci ritroveremo sempre indietro nel tempo, indietro in termini di competitività. Io stavo guardando, mentre aspettavo di entrare in collegamento con te, quali erano i paesi al mondo più innovativi in questo momento. Sono tutti paesi orientali, ma innovativi dal punto di vista dello sviluppo, della lingua. Quante persone da noi, quanti ragazzi a noi studiano le lingue come dovrebbero studiarlo? Quanti ragazzi a noi studiano il marketing come dovrebbero studiarlo? Approfittiamo anche di questi momenti di difficoltà delle aziende, non solo per metterle sotto tutela dal punto di vista dei ristori, ma chiediamo anche agli imprenditori di sfruttare questi momenti per magari incentivare di più la formazione, per fare delle scelte in termini di sviluppo, di marketing. Se le cose non le facciamo in questo momento, dove magari c'è gente che lavora meno rispetto a prima e quindi può formarsi di più, noi ci ritroveremo con i debiti e quindi con le pezze in quel posto, e non ci ritroveremo anche scarsamente competitivi. Chiarissimo. Dobbiamo
aumentare la competitività del paese mentre lo sosteniamo. Questo è importante. Chiarissimo, Leopoldo. Noi ci fermiamo per una piccola pausa. Ti chiedo se è possibile di restare ancora in collegamento, oppure magari ci sentiamo tra un po', intanto, perché su questo tema vorrei sentire anche Stefano Cianciotta, direttore di Abruzzo Sviluppo, nostro collega giornalista, opinionista che tu conosci senz'altro, e lo sentiremo subito dopo questa breve pausa. Linea alla regia. Siamo tornati in studio. Beh, Stefano Cianciotta, direttore, presidente di Abruzzo Sviluppo e appunto collega giornalista e opinionista di importanti testate nazionali. Abbiamo già messo tantissima carne al fuoco con gli interventi che abbiamo ascoltato. In particolare mi pare che il tema principale sia quello del rapporto, ahimè, compromesso da anni tra il mondo dell'impresa e quello della pubblica amministrazione. Adesso è un carico che affronti anche di persona da qualche settimana, insomma da un paio di mesi, perché sei alla guida appunto di una realtà legata al pubblico. Ecco, da quest'altro versante, qual è la percezione che tu hai, soprattutto in un momento di così grande crisi di credibilità del mondo delle istituzioni e del mondo della pubblica amministrazione e dell'entità di questo problema? Allora, innanzitutto la farraginosità del sistema di cui ha parlato in precedenza l'assessore, che muove attraverso un'articolazione dei controlli molto sofisticata, e il tema della farraginosità fa il paio con quello che diceva Leopoldo Gasparro sulla tempistica, perché la tempistica in una situazione di crisi, che poi è un po' il tema che personalmente insegno all'università, diventa il presupposto per accelerare certe azioni. E qualche settimana fa è uscito un interessante studio sul Financial Times che in qualche modo ripeteva quello che diceva Leopoldo Gasparro, cioè nella parte destra di questo quadrante c'erano tutti i paesi dell'Oriente che in qualche modo erano riusciti, attraverso un'azione proattiva molto decisa, a dare una tempistica significativa alla ripartenza. Non c'è soltanto la Cina, che oggettivamente non solo è ripartita, ma attraverso questo incremento di capacità di spesa interna riuscirà a fare un 6,5% di produzione di ricchezza, che dovrebbe garantirle anche una diminuzione dell'export nel 2021. Ma ci sono tutti i paesi del Far East, come diceva Gasparro, che già oggi rappresentano il 50% della produzione della ricchezza mondiale, e sul quale purtroppo le imprese abruzzesi, visto che qui in qualche modo ci stiamo concentrando sull'Abruzzo, sono poco presenti. Soltanto l'agroalimentare è riuscito negli ultimi 3 anni a incidere particolarmente in un mercato così significativo. Il problema delle imprese abruzzesi è che sono ancora molto incentrate sulla monocommittenza europea, e l'Europa in questo momento produce il 20% della ricchezza mondiale. Considerate che all'inizio del 2000 l'Europa ne produceva oltre il 35%, quindi in questi 20 anni noi stiamo ragionando in un continente che è monocommittente per le nostre imprese, che ha perso il 15% della sua ricchezza. Quindi questo è certamente un tema, e ovviamente la questione della farraginosità burocratica purtroppo lega non solo le vicende nazionali e abruzzesi, ma certamente a questa capacità di scarso dialogo con le istituzioni di Bruxelles che purtroppo l'Europa e l'Italia hanno da molti decenni. Poi c'è un altro tema sul quale peraltro Di Costanzo è intervenuto in modo molto puntuale, e cioè che la scelta di accelerare i ristori purtroppo si è scontrata con una logica burocratica che non appartiene più alla contemporaneità. Prima Di Costanzo ha detto giustamente che la prima scelta del governo era quella di utilizzare i codici Ateco. Il mondo del lavoro in questi ultimi anni si è modificato in modo radicale, quindi i codici Ateco, che andavano bene per qualche anno fa, non possono essere più utilizzati come parametro. Pensate soltanto a quello che è accaduto nel mondo delle telecomunicazioni, dove non solo ci sono
un numero di partite IVE consistenti, ma c'è un numero di partite IVE che hanno creato delle nuove attività che probabilmente 5 anni fa non esistevano. Quindi ragionare con parametri, ma anche nelle schemi, varie articolazioni del mondo del tessile e della moda, i codici Ateco sono una giungla che è quasi un terno al lotto, chi viene favorito e chi deve restare chiuso. Quindi ragionare con schemi oggettivamente non solo vecchi, ma direi ormai preistorici e atavici, significa aver impiegato, aver perso del tempo prezioso, il tempo per esempio che la Germania o gli Stati Uniti hanno impiegato per dare soldi liquidi immediatamente sui conti correnti. Questo in Italia è avvenuto dopo molti mesi, con ritardi molto significativi. Ed ho un altro dato che secondo me è molto indicativo: il 29% delle risorse che lo Stato ha messo in campo per sostenere la ripresa del settore economico sono stati destinati alle imprese, soltanto il 29%. In Germania lo stesso dato è stato moltiplicato per 3, cioè la Germania ha destinato il 67% dei propri ristori alle imprese, cioè le imprese rappresentano nel sistema europeo, in quel sistema del Nord Europa che in qualche modo traina ancora il nostro continente, una parte fondamentale della ripresa economica. In Italia le imprese nemmeno in questo momento hanno rappresentato un sedime importante sul quale investire. Questa, come dire, è una differenza non solo numerica, ma una differenza culturale che resta ancora purtroppo il vulnus di questo paese. Se l'industria, se il mondo privato, se il mondo delle partite IVA non torna ad essere una parte fondamentale del tema in agenda del governo, difficilmente potremmo ricreare le condizioni per un nuovo sviluppo. Da un altro elemento significativo, non è un caso che nella task force famosa di Colao, che poi purtroppo si è persa per strada, non c'era nemmeno un imprenditore. Io ero una televisione nazionale e dissi provocatoriamente che se avessimo dovuto fare una task force significativa per creare le condizioni per il rilancio del paese, avremmo dovuto invitare Giovanni Rana, Brunello Cucinelli, cioè avremmo dovuto inserire degli imprenditori che quotidianamente capiscono che cosa serve al loro perimetro di attività per costruire un'ipotesi di rilancio. Se la l'industria, l'impresa, il mondo produttivo non torna ad avere un ruolo specifico anche nei tavoli dove si decide, difficilmente noi potremmo parlare di rilancio. Ecco, si faceva riferimento, assessore Damario, all'agroalimentare abruzzese che ha retto in questa fase, però le grandi preoccupazioni riguardano l'automotive. Ora il calo delle vendite è stato evidente in tutto questo settore, ormai da un anno consolidato su numeri piuttosto preoccupanti. È chiaro che probabilmente il settore che riguarda più direttamente l'Abruzzo, quello dei veicoli commerciali, non è colpito in maniera così grave, ma insomma se dovesse cedere, proprio nello scenario che ipotizzava Leopoldo Gasbarro, insomma della fine poi anche della fase di sostegno di ammortizzazione sociale alla mancata produttività di questo periodo, insomma andremo incontro a uno scenario molto molto preoccupante. Ecco, come deve fare, a suo avviso, l'economia dell'Abruzzo, quella trainante, per poter reggere a questo durissimo impatto che il Covid, soprattutto il post-Covid, stanno provocando? Ma devo dire che fortunatamente il comparto dell'automotive che più interessa l'Abruzzo, in particolare la provincia di Chieti, Val di Sangro, fortunatamente è un comparto che ancora tiene, anzi ha numeri positivi. Qualcuno dice che proprio il cambiamento nel modo di approvvigionarsi delle persone oggi è il segreto di Sevel, perché molto probabilmente stiamo vendendo i furgoni a chi oggi però fa concorrenza al mondo produttivo commerciale classico. Stiamo vendendo i furgoni a non solo furgoni, stiamo vendendo spazi di logistica. Assolutamente sì. Ecco, parliamo anche di questo, perché i nostri telespettatori adesso facciamo anche il punto sullo stato dell'arte di questa importante l'automotive non è solo Val di Sangro, ma penso a Pilkington, che però fa vetro, fa parabrezza per
purtroppo per aziende che oggi sul mercato sono quasi ferme, e quindi questo è un problema. E tant'è vero che noi abbiamo anche pensato, sempre nel famoso Cura Abruzzo 1 e 2, di inserire una quota di 4 milioni e mezzo per gli altri forni, in particolarmente dedicato proprio a Pilkington, perché loro hanno necessità di mantenere i forni aperti sempre, anche quando non producono, e questo genera costi. Chiudere un forno della Pilkington in questo momento rappresenterebbe perdere 800 addetti secchi dalla mattina alla sera, e quindi anche in questo devo dire che la Regione Abruzzo intelligentemente se ne è fatta carico, capendo il problema imminente, perché quelle aziende, se chiudono il forno, non hanno il problema fra un mese, ma hanno il problema fra due giorni. Prima sentivo il dottor Gasbarro che diceva oggi siamo in guerra. Sì, purtroppo oggi siamo in guerra. Il problema è che l'euforia dei vaccini, vacciniamo tutti in 6 mesi, pensavamo magari di essere al 1945, magari adesso il fatto che per vaccinare le persone forse ci vorrà più di qualche anno, magari ci riporta al 1941, cioè nel momento più buio della guerra, e quindi saranno momenti duri. Devo dire che il comparto produttivo abruzzese, l'automotive, che comunque fortunatamente regge ancora, però per esempio per quanto riguarda il comparto della moda, è un momento in forte crisi, ma non per problemi produttivi delle aziende, perché devo dire che le aziende abruzzesi, perlomeno quelle di grandi dimensioni, sono aziende ben strutturate con professionalità validissime, però anche loro hanno problemi. Ieri parlavo con il consorzio dei pellettieri della Val Vibrata, che dice fino ad oggi ci siamo difesi, oggi paradossalmente non riusciamo più a stare sul mercato perché il problema Covid ha fermato il mondo delle fiere, per cui noi non riusciamo a materialmente far presentare il nostro prodotto, e quindi va rivisitato anche tutto questo sistema. Ci dobbiamo attrezzare per fare le fiere digitali, per fare certo. Le fiere digitali e mettersi su piattaforme importanti, c'è un esborso notevole da parte delle aziende che oggi... O c'è bisogno di quella formazione di cui parlava? Assolutamente adesso. Sì, di cui magari... Ma sulla logistica, ecco, un telegramma sulla logistica, perché in Abruzzo è accaduta una cosa molto importante nelle ultime settimane, l'insediamento di Amazon nel polo logistico di San Salvo. Sì, sicuramente sì, è una novità importante, tra virgolette. Amazon ha deciso di investire in Abruzzo, di investire in particolare a San Salvo, tra virgolette riqualificando un vecchio autoporto, insomma, pensate in momenti in cui Berta filava e magari forse si facevano investimenti poco produttivi e sicuramente poco strategici. Quindi sicuramente la zona sud dell'Abruzzo, la provincia di Chieti, sarà interessata ad essere un polo logistico importante per il futuro, e questo ci fa senz'altro piacere, e ci stiamo attivando per velocizzare tutte le pratiche anche con il Comune di San Salvo per far sì che questo nuovo insediamento porti benessere, soprattutto porti nuovi posti di lavoro alla nostra regione. Bene, questo è il quadro che abbiamo delineato. Leopoldo Gasparro, insomma, tu che stai tornando chilometro dopo chilometro in direzione del tuo nostro Abruzzo, ecco, che idea ti stai facendo delle tante possibilità che ci sono di implementare queste filiere di cui stiamo parlando, ma anche di guardare al futuro, come diceva anche Stefano? Guarda Carmine, io purtroppo non si fa riferimento ad un fatto. Noi siamo entrati in un tempo che è completamente diverso rispetto a quello che vivevamo. È come se avessimo fatto un salto di 5 anni senza vivere i 5 anni. E ogni mese in più che dura questo stato di blocco, pandemia, distanziamento sociale, di sviluppo tecnologico, aumenta questo tempo di rilancio nel futuro. E se non ci si rende conto che siamo entrati in un tempo diverso, in cui dobbiamo valutare in maniera diversa tutte le nostre prospettive, dobbiamo riscrivere tutte le regole. Ieri per esempio c'è stato sui mercati finanziari quell'attacco dei traders, tanti piccoli Davide che hanno attaccato gli hedge fund americani e li hanno sconfitti, no?
Questo significa che è cambiata completamente la logica di tutto quello che succedeva prima. Ti faccio un esempio, parlavate di automotive. L'automotive, in qualche modo, Carmine, sta sviluppando velocissimamente un altro mondo, che è quello dell'elettrico. Tesla sono entrate già competitivamente nel settore. Io ti dico che tra 2 anni noi non guideremo più una macchina a combustibile fossile, non ci saranno più. 2 giorni fa un'azienda israeliana ha presentato una batteria che si ricarica in 5 minuti. NIO, un'azienda cinese quotata al mercato americano, ha presentato una macchina con una batteria da 1000 km in autonomia. Capite che in questo settore o noi capiamo che c'è un cambio radicale, o tutto quello di cui stiamo parlando oggi fa parte di un passato che, nel momento in cui le cose si rinormalizzeranno dal punto di vista sanitario, non ci sarà più, è passato. E allora tutto deve essere orientato verso una crescita completamente diversa. Parlavi della distribuzione logistica dei territori, e tutto, anche l'urbanistica. Oggi stiamo vivendo una riedizione dell'urbanistica, della ripresa edilizia grazie ai bonus 110 e così via. Se non capiamo che oggi noi sceglieremmo case diverse da quelle che avremmo scelto 10 anni fa, dove andavamo solo a dormire ogni tanto, oggi sceglieremmo, dopo essere rimasti bloccati in casa, case con terrazzo, case con giardino, i centri delle nostre città verranno svuotati dei ragazzi che vanno all'università, perché la maggior parte di questi magari faranno la didattica a distanza per alcuni corsi, non staranno in appartamento in centro a Milano, a Roma, a Napoli, a Pescara. Allora cosa ne facciamo di quegli immobili? Come li rigoverniamo? Come li ristrutturiamo? Come li ripensiamo? Come ripensiamo le nostre città? Se noi in questo momento, e sono d'accordo con Stefano che diceva prima, tiriamo in campo gli imprenditori, non solo. Io nella mia redazione ho inserito 2 ragazzi di 18 anni, perché hanno una visione che è completamente diversa rispetto alla mia, che ne ho 56. Mi hanno dato degli input completamente diversi. Prendiamo le realtà di ragazzi che hanno una capacità digitale che noi non abbiamo, che hanno una capacità di proiettarsi nel futuro molto più facile rispetto alla nostra. Creiamo dei comitati che riescano a comprendere in che direzione stiamo andando. E allora facciamo l'orientamento dello sviluppo in queste direzioni. Facciamo dei comitati a livello regionale, se facciamo riferimento all'Abruzzo, a livello nazionale, se facciamo riferimento all'Italia o a livello europeo, perché Stefano parlava prima dell'Oriente. In Oriente hanno fatto un patto commerciale che è il più grande della storia, che è stato chiuso nell'ultima parte, fine dell'anno, non ne parla nessuno. Hanno messo assieme 14 paesi, l'Australia, la Cina e altri 14 paesi, il Giappone, hanno creato un patto commerciale che è una cosa di una devastazione tremenda se dall'altra parte non c'è la stessa forza. Allora noi abbiamo gli Stati Uniti che in questo momento hanno tutte delle complicazioni interne anche politiche che abbiamo visto in questi giorni, l'Europa che dovrebbe in qualche modo rafforzarsi dal punto di vista politico ed economico, ed il nostro paese, che è uno dei posti più belli del mondo, che ha bisogno di riconvertirsi. Come lo riconvertiamo in questo paese? Una parte imprenditoriale molto forte, sicuramente, perché abbiamo delle capacità straordinarie. L'Abruzzo però è una regione a vocazione turistica ancora più straordinaria. Ci sono dei posti bellissimi. Noi dovremmo avere dal turismo il 5, il 6, il 10% del PIL. Oggi possiamo arrivare in tutto il mondo per far conoscere questo territorio. Però devi avere le realtà per poterlo in qualche modo recepire, questo turismo, perché io non viaggerò più in aereo per fare una riunione da Milano a Roma, ma viaggerò in aereo per andarmi a vedere un museo, per andare a stare sulla spiaggia a Pescara, se la spiaggia a Pescara è attrezzata ed il mare pulito, per farmi una sciata a Roccaraso e così via. Ma allora, Leopoldo, però le agenzie turistiche e le imprese turistiche di questa regione, fino a quando possono ancora resistere in una situazione di stop che dura ormai da un anno? Questo è il tema, perché altrimenti rischiamo di trovarci in un paradiso terrestre dove non c'è più un operatore. Questo io l'ho detto assolutamente prima, la velocità con cui bisogna sostenere queste realtà è totale e importante. Però se queste realtà, una volta sostenute,
non danno uno sguardo al futuro e non si organizzano già per il momento in cui ci sarà un click e dice da oggi ripartiamo, che cosa faranno dopo? Allora, va bene tutto, l'assistenzialismo fino a un certo punto, l'assistenzialismo in funzione della crescita, l'assistenzialismo in funzione dello sviluppo. Quello che diceva Stefano, creiamo dei comitati dove ci mettiamo dentro dei ragazzini di 17 anni, di 15 anni, di 18, di 20, di 70, perché abbiamo bisogno anche della realtà dell'esperto che ti guarda e ti orienta anche la freschezza di quelli più giovani. Però facciamolo a livello regionale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale ci sono stati i piani Marshall. Qui c'è bisogno di costruirli prima, non solo finanziariamente, ma dal punto di vista prospettico. Certo. Non ci saranno più le auto a benzina? Probabilmente tutti i distributori spariranno. Ma certo, vogliamo capire certo. Che siamo entrati in un mondo nuovo? Sì. Se non lo comprendiamo. Grazie, grazie Leopoldo. Non so se puoi trattenerti ancora, noi stiamo per entrare nella parte conclusiva della nostra trasmissione, altrimenti ti salutiamo e ti auguriamo presto. Insomma, se sono 10 minuti, aspetto. 10 minuti, così chiudiamo insieme. Lì nella regia, allora subito, poi l'assessore, ancora Cianciotta e il collega Gasparro. Bene, siamo tornati in studio con l'assessore Daniele Damario, col quale avevamo lasciato, insomma, all'inizio di questa trasmissione in sospeso un tema che non è marginale, anzi forse è il tema principale, che riguarda in particolare questo territorio, perché è un territorio che ha perso molti punti di riferimento negli ultimi anni. Il tema del credito, gli strumenti nazionali che sono stati implementati hanno dimostrato qualche criticità operativa. Anche qui, purtroppo, per molte imprese abruzzesi c'è anche la difficoltà di trovare interlocutori da questo punto di vista. Ecco, che cosa può fare la Regione Abruzzo con i suoi strumenti e anche con le sue partecipate, tra cui Abruzzo Sviluppo, che insieme a FIRA darà vita presto ad un nuovo soggetto? Ma sicuramente quello del credito è un tema importante e fondamentale. Purtroppo il sistema bancario abruzzese oggi ha perso di peso, in quanto le banche locali purtroppo non sono più locali e quindi manca un sistema di prossimità al sistema produttivo locale. È ovvio, in parte lo fanno gli istituti di credito cooperativo, però purtroppo sono realtà magari non troppo strutturate per dare una risposta a quello che prima magari davano le casse di risparmio, che erano istituti che purtroppo oggi hanno perso centralità in Abruzzo. E l'Abruzzo poco dice in questo. È evidente poi che Basilea 1, 2, 3, 4 ha complicato notevolmente l'accesso al credito, soprattutto per le piccole imprese. L'Abruzzo cosa può fare? Noi nella prossima programmazione 21-27 sicuramente riserveremo un ruolo ai Confidi, anche se i Confidi comunque da parte loro devono anche loro ristrutturarsi. La nascita dei Confidi molto probabilmente prima aveva come mission principale quella anche dell'abbattimento dei tassi di interesse. Oggi è un problema che non c'è più, insomma, perché il credito costa veramente poco, quindi il loro ruolo sarà quello di essere prossimi alle piccole aziende locali, conoscerne la storia, sapere chi è meritevole di credito e chi no, e quindi loro avranno sicuramente un ruolo importante per quanto riguarda la prossima programmazione. È evidente, qui c'era Graziana di Costanza del CNA, che la CNA all'interno dei suoi iscritti sa le proprie necessità, sa le necessità di credito di quell'azienda piuttosto che quell'altra, che oggi magari per problemi anche legati alla pandemia non sono bancabili, perché ripeto, Basilea 1, 2, 3, 4 hanno fatto in modo che basta una piccola segnalazione alla CRIF per cui tu non sei più bancabile, e quando ti presenti in banca difficilmente ottieni il credito. Noi questo possiamo fare, questo sicuramente faremo, per far sì che anche le piccole aziende riescano ad accedere al credito in maniera facile e veloce. Allora, cosa sta accadendo? Lo chiedo a Stefano Cianciotta, presidente di Abruzzo Sviluppo, anche insomma, in questo procedimento che avete avviato proprio assieme all'assessorato, alla regione
di trasformazione di Abruzzo Sviluppo, della sua mission assieme a FIRA, verso insomma, un progetto ambizioso di rappresentare proprio quell'interlocutore di cui parlava da Mario. Ecco, anche qui insomma, serve che si colga anche la particolarità del sistema delle imprese abruzzesi, delle microimprese abruzzesi, e soprattutto si metta a disposizione qualche strumento davvero flessibile e d'urgenza in questo caso. Non Abruzzo Grezzo. Mi ricollego a quello che diceva Leopoldo Gasbarro, perché giustamente nella fase di grande accelerazione che ogni situazione di crisi determina, questa pandemia giustamente ha ricordato lui, equivalsa fino ad oggi almeno a un'accelerazione di 5-10 anni. Basti pensare per esempio a quello che è accaduto nel sistema della ricerca scientifica: in meno di un anno si è avuto un vaccino, ovviamente sto semplificando, probabilmente fino a qualche anno fa c'erano la necessità di avere almeno 5-10 anni, quindi anche sotto il profilo della ricerca scientifica, peraltro un settore, quello del cluster farmaceutico, nel quale l'Abruzzo è una delle regioni più importanti in Italia, perché probabilmente, e lì do ragione ancora una volta a Leopoldo, noi nel costruire nuovi percorsi dovremmo anche pensare alla contemporaneità di questa regione, dove c'è un livello di studenti universitari molto elevato. Cioè l'Abruzzo è la prima regione italiana in numero e in relazione ai residenti per il numero degli studenti universitari, cioè sono tutti talenti in potenza che in qualche modo l'Abruzzo non sfrutta, ovviamente tra virgolette a dovere, cioè non utilizza per quello che in qualche modo rappresentano in potenza. E probabilmente questa accelerazione anche nell'ambito del cluster farmaceutico dovrà far ridisegnare tutta l'offerta formativa. Probabilmente nei prossimi anni ci sarà un'offerta universitaria meno umanistica e più scientifica in un cluster che in una regione di poco più di 1 milione di abitanti ha 3 università e una scuola di alta specializzazione come il GSSI dell'Aquila, c'è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e c'è l'Istituto Zooprofilattico. E c'è polo farmaceutico che veramente in questo momento... Di una regione che ha sotto il profilo scientifico dei cluster internazionali. Perché dico il rapporto tra borghi e servizi? Perché dovremmo innanzitutto evitare la retorica degli ultimi mesi, e cioè che quello che è accaduto l'estate scorsa può condizionare positivamente i borghi. Senza servizi, senza infrastrutture digitali è molto difficile o praticamente impossibile che qualcuno vada a lavorare non solo nei borghi abruzzesi ma in tutti i borghi italiani. Allora, se li ripensiamo in termini di filiera, cioè se Santo Stefano di Sessagno, giusto per far capire ai nostri telespettatori, diventa un hub del comune dell'Aquila, cioè città medie che in qualche modo si innervano ulteriormente nel rapporto con i borghi di prossimità, parliamo ovviamente di realtà di 10-15 km, possiamo certamente creare un'intelaiatura positiva. La stessa cosa noi dobbiamo costruire nella realizzazione delle nuove società a servizio del sistema economico. Società che devono essere certamente snelle, che devono dare dei servizi immediati. Da questo punto di vista la fusione di cui si è cominciato a parlare in questi giorni, se svolge questo ruolo, cioè se aiuta il sistema delle piccole e medie imprese, perché qui dobbiamo farlo capire molto bene ai nostri telespettatori, la nuova società o le attuali società Abruzzo Sviluppo e FIRA non dialogano certamente con Fiat Chrysler, con Peugeot o con la Pilkington, cioè noi stiamo dialogando, come accade peraltro anche per le altre agenzie di sviluppo a livello nazionale, perché Marche Sviluppo non è che dialoga con le grandi multinazionali che hanno investito nelle Marche, così come accade in Campania Sviluppo, ma dialoghiamo col 96% delle imprese di questa regione che rappresentano un target molto significativo. Se la fusione va nella direzione di rendere più snella l'efficienza dei servizi, allora certamente noi segneremo una fase molto importante dei prossimi 15 anni, perché Abruzzo Sviluppo e FIRA sono state costituite nel 1995 e per 25 anni hanno rappresentato un'interlocuzione sia in ambito di sviluppo economico che in ambito di ingegneria finanziaria molto importante per questo territorio.
Lì do ragione a Leopoldo, in tutte le attività che noi stiamo facendo, non solo ovviamente in relazione ad Abruzzo Sviluppo della Fiera, noi dobbiamo immaginare un mondo diverso, cioè se immaginiamo una nuova partecipata con gli schemi precostituiti di una volta, probabilmente stiamo ragionando su qualcosa che non fallirà domani, probabilmente è già fallito nel momento nel quale lo immaginiamo. Se invece creiamo le condizioni per avere anche all'interno dei gruppi di lavoro, e noi ci stiamo provando con Abruzzo Sviluppo, perché per esempio all'interno del nostro gruppo di lavoro spesso ci saranno dei giovani laureandi dell'Università di Teramo. Noi siamo la prima agenzia di sviluppo che è entrata in un consiglio di laurea e che ha scelto, attraverso questa collaborazione con l'università, di avere dei laureandi che si occuperanno della fusione, cioè ci aiuteranno, è chiaro, non con l'esperienza che possono mettere in campo i nostri collaboratori e i nostri consulenti, ma certamente immaginano ragazzi di 21, 22, 23 anni che cosa potrà fare per loro un'agenzia di sviluppo e di promozione industriale, perché il core certamente di questa nuova struttura non può che essere quello di consentire al sistema delle PMI di innovarsi. È da lì che noi dobbiamo partire, dal tema dell'innovazione e dello sviluppo. Ma su quello mi pare che, con l'assessore, ma in generale con tutto il sistema regionale, non solo siamo d'accordo, ma vogliamo fare di questo nuovo strumento una ulteriore leva di crescita di tutto il sistema delle PMI, perché, torno a dire, il nostro interlocutore non è la grande impresa. Sbaglieremmo se in qualche modo parlassimo di un nuovo soggetto in funzione, per esempio, come si diceva almeno un anno fa, di quella che sarà la zona economica speciale. Anche rispetto a quella discussione, per esempio, il tema del credito d'imposta non è così importante. Amazon, per fortuna, è venuta in Abruzzo non perché gli garantiamo il credito d'imposta, di cui oggettivamente si fa poco o nulla, ma perché l'Abruzzo, e quell'insediamento lo insegna, dovrebbe cominciare a pensare in grande. C'è una nuova definizione delle filiere industriali, c'è un Mediterraneo che è tornato centrale nelle nuove dinamiche post-pandemiche. L'Abruzzo sta all'interno di questa innervatura e spero che si riesca presto a portare in sede comunitaria la necessità di avere un corridoio europeo, certo, perché in questo momento non avere una rete europea che attraversa la nostra regione è certamente un fattore deficitario, oltre al fatto che noi non abbiamo l'autorità portuale al pari delle altre regioni meridionali. Questi due elementi, se riuscissimo nel futuro a portare una rete europea e l'autorità portuale, ci farebbe avere un ruolo diverso all'interno di un nuovo sistema, quello appunto delle reti della portualità e delle infrastrutture, che oggettivamente viene riconosciuto in termini di qualità dagli altri. Per questo viene Amazon, non è che Amazon viene perché, come dire, si trova un terreno preparato, certamente quello è una precondizione, ma Amazon ha ritenuto l'Abruzzo strategico, un ruolo e un'infrastruttura strategico del sud Europa. Forse gli abruzzesi, noi tutti per primi, dovremmo cominciare a ragionare un po' in grande. Grazie Stefano Cianciotta. Pochi minuti prima di chiudere, Leopoldo, un telegramma sul tema del credito che abbiamo lasciato in sospeso anche per te, e poi anche qualche riflessione su quello che hai ascoltato proprio negli ultimi interventi, prima di chiudere con il saluto da parte dell'assessore che ci dirà cosa bolle in pentola per il futuro. Leopoldo. Sul tema del credito, Carmine, abbiamo delle notizie che non sono buone, perché le banche italiane sono in grossa difficoltà di nuovo, perché sono entrate in vigore delle normative, una su tutte, quella del 1 gennaio, una direttiva dell'EBA, che è l'organo di controllo dell'autorità europea di controllo del sistema bancario, che di fatto ha bloccato praticamente ogni possibilità di concessione di prestiti ai risparmiatori, agli investitori, perché se tu esci fuori dai fili, dalle posizioni attuali, automaticamente tutto quello che quella persona ha in esposizione nei confronti della banca viene classificato come NPL, e quindi per le banche, quindi come crediti deteriorati, scusate il tecnicismo che cerco sempre di evitare. Per cui c'è una nuova normativa che non aiuta il sistema bancario e non aiuta il sistema bancario italiano. È un po' come se la mano destra non sapesse quello che fa la sinistra, perché la BCE da una parte sta prestando soldi alle banche italiane
e l'EBA, che è l'organo di controllo, dice alle banche italiane: non prestate soldi al sistema. Quindi c'è una situazione abbastanza complicata sotto questo punto di vista. Però Carmine, per richiamare quello che dicevamo un attimino fa, noi abbiamo delle risorse interne in Abruzzo o in Italia che sono straordinarie, che si chiamano risparmi. Io ho fatto una ricerca recentissima che pubblicherò tra qualche giorno, e ho fatto una valutazione. In Italia ci sono 4.500 masse di risparmi liquidi, liquidi nel senso che sono su conti correnti, su depositi di qualunque natura. Questi risparmi negli ultimi due anni sono cresciuti in totale dell'1,8%. Negli Stati Uniti negli stessi due anni sono cresciuti del 15%. Negli stessi due anni in Germania sono cresciuti del 12,50%. Negli stessi due anni in Inghilterra sono cresciuti del 7%. Negli stessi due anni in Francia sono cresciuti del 10%. Noi ci stiamo focalizzando su MES, Recovery Fund e così via, mentre non ci stiamo focalizzando sulle cose importanti che abbiamo in questo paese. Aiutare le persone a gestire correttamente i risparmi permetterebbe di avere delle masse di denaro a disposizione che oggi non abbiamo e le avremo per il futuro, perché se già fossimo arrivati al 4%, al 5%, capisci che su 4.000 miliardi di risparmi avremmo a disposizione masse da 250 miliardi in più, il che significherebbe che avremmo più da soli di quanto non ci garantirebbero o ci garantiranno, se e quando li vedremo mai, i soldi del recovery fund, perché noi stiamo in qualche modo orientandoci verso cose che in questo momento non esistono e perdiamo di mira quelle che abbiamo a disposizione. In una strategia regionale cosa si può fare? Perché i risparmi ci sono anche a livello regionale. Giustamente Stefano parlava un attimino fa della forza delle PMI, ma se io insegno le persone ad orientare gli investimenti verso le imprese di successo, verso le imprese che sanno fare il loro lavoro, verso le imprese che dovrebbero non guardare ad Amazon per dire cavolo sono venuti qui, dovrebbero guardare ad Amazon per capire ma Amazon che cosa ha fatto per diventare quello che è. Come diceva Stefano, dobbiamo pensare in grande. Amazon ci fa capire, e questa accelerazione ci fa capire, che l'e-commerce, o lo pratico, sono morto come impresa. Però con l'e-commerce io posso arrivare a vendere i miei prodotti a Città del Capo, a Santiago del Cile, a Città del Messico, ad Helsinki, e noi abbiamo in Abruzzo dei prodotti straordinari. Orientiamo i risparmi verso i prodotti straordinari, avremo molta più crescita nei confronti del mondo del risparmio, avremo molta più crescita nei confronti del mondo delle imprese, che riceverebbero finanziamenti diretti dalle persone. Allora io so se quell'impresa A o quell'impresa B è valida o non è valida, se merita la mia fiducia o non la merita, e questo genererebbe tutta una serie di volani di crescita, di posti di lavoro, che in questo momento, se noi mettiamo solo le pezze, prima o poi i buchi arrivano da altre parti. Bene. Dobbiamo programmare e progettare, Carmine. Grazie Leopoldo. Posso un telegramma, perché poi veramente un tweet velocissimo per confermare quello che diceva Leopoldo, perché tra le prime 20 province italiane per incremento di risparmio ci sono le province di Chieti e di Teramo. Teramo sì. È l'ottava provincia in Italia che in questo anno ha più risparmiato, cioè ha aumentato la propria percentuale di risparmio sui conti correnti. Questo vuol dire però che c'è anche una popolazione demograficamente molto anziana, che probabilmente ovviamente ha pensioni, che in qualche modo riesce a mettere da parte quelle risorse. Io sono d'accordo con Leopoldo, quelle risorse vanno canalizzate in investimenti. Beh. Da questo punto di vista forse dovremmo attivare, probabilmente lo potrebbe fare anche la nuova società, degli strumenti finanziari nuovi per aiutare le imprese a essere più capitalizzate. Bene, è venuta parlando un'idea in questa trasmissione. Il tema dei mini bond è un tema certamente. Stiamo già lavorando noi. Sì. Il discorso dei mini bond è superato, perché è un discorso legato a degli strumenti finanziari che non sono raggiungibili dai piccoli risparmiatori. Ci vogliono degli strumenti. In Inghilterra ci sono 1.000 aziende quotate, in Italia ce ne sono 350. Vogliamo mettere la qualità delle aziende italiane con quelle inglesi? In Inghilterra si quotano i pub, in Italia Barilla non è quotata, in Inghilterra si quotano le piccole società di investimento, in Italia aziende grossissime non lo sono. Allora noi dobbiamo comprendere che anche a livello regionale si possono fare delle scelte completamente diverse. Però torno a dire, dobbiamo fare degli sviluppi orientati al futuro.
I mini bond, ripeto, fanno parte del passato, sono piccoli strumenti raggiungibili solo dal punto di vista degli investimenti istituzionali che non permettono l'accesso al risparmio. Chiaro, chiaro, chiaro. Grazie, 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 buon ritorno. Buona serata. A presto, Carmine, quando vuoi. Allora chiudiamo, assessore, insomma abbiamo messo tanta carne al fuoco in quest'ora poco più di trasmissione. La chiusura, io le chiedo, ci sarà un Cura Abruzzo 5, 6 ancora? No. Fino a quando? Io non penso che oggi ci possano essere altri Cura Abruzzo, perché tra virgolette noi come regione non abbiamo la possibilità che ha il governo di fare lo scostamento di bilancio, e quindi pensare al tema dei fondi perduti, dei ristori a debito per una regione è una follia, quindi non penso. Intanto da lunedì si ritorna a gialli, si comincia a respirare un po' per qualcuno, assolutamente, no? Sì, sicuramente una boccata di ossigeno per il piccolo, per le piccole aziende, per i ristoranti, insomma, ma anche per i cittadini che comunque il fatto anche psicologico di essere in zona gialla sicuramente aiuta. Beh, sicuramente noi nei prossimi mesi saremo concentrati in tutto quello che sarà la programmazione 21-27 e ovviamente saremo concentrati nel capire che ruolo avranno le regioni per quanto riguarda tutto il tema del recovery fund. Insomma, parliamo di cifre assurde, parliamo di 220 miliardi di euro che rappresentano il doppio, il triplo del piano Marshall del dopoguerra, quindi però vorremmo anche capire come regioni, questo sicuramente anche il momento politico a livello centrale non aiuta, quali saranno il ruolo delle regioni, perché se il ruolo sarà quello purtroppo che non abbiamo avuto con i fondi di React-EU, cioè 13 miliardi che erano la vecchia programmazione che il governo centrale ha evocato a sé e che non ha dato nessuna possibilità alle regioni di ragionare su questi fondi. Paradossalmente noi abbiamo linee di intervento, bandi aperti, penso la 311 investimenti, che in un solo giorno hanno visto 650 domande per venirci, su cui noi avevamo appostato circa 6 milioni di euro, che però oggi ci consentirebbero di finanziare imprese per circa 50 milioni di euro, ovviamente imprese che sono presi anche l'impegno ad assumere personale qualora venissero finanziate, e quindi noi stiamo oggi, la partita è tutta concentrata sulla prossima programmazione 21-27 e capire il ruolo che avremo per quanto riguarda i fondi del recovery fund. Bene, grazie assessore Damario, grazie Stefano Giugiotta, grazie anche a Leopoldo Casbarro e a Graziano Di Costanzo che sono intervenuti nella parte iniziale di questa trasmissione. Buon proseguimento con i programmi di Rete 8 a tutti voi, ci vediamo venerdì prossimo con una nuova puntata dei Fatti e le Opinioni. Arrivederci.